Amici di Calabria E, mi trovo a Porelli di Bagnara Calabra, fabbrica Torrone, pasticceria Cundari. Ormai ci state seguendo da tempo, tutte le pasticcerie, le fabbriche di Torrone di Bagnara parteciperanno il 7 e l'8 di dicembre alla festa del Torrone di Bagnara Calabra, un evento che il comune di Bagnara Calabra, assessorato al turismo e attività produttive, sta preparando al meglio. In più c'è il patrocinio della città metropolitana. Sono tanti gli eventi previsti, si partirà il 7 pomeriggio a partire dalle 16:30 e poi si concluderà l'8 di dicembre. Devo dire che quasi tutti, insomma, hanno partecipato e hanno deciso di partecipare a questo evento in maniera entusiasta. Da sempre il Torrone di Bagnara contraddistingue questa bella cittadina e da sempre è un po' il veicolo promozionale maggiore. Ed in questo periodo sono tante, è chiaro che le fabbriche sono in fermento perché si sta preparando il Torrone per il periodo natalizio, ma sono particolarmente in fermento perché il Torrone IGP di Bagnara sarà presente a Milano alla Fiera dell'Artigianato 7-8 dicembre, nel particolare Cundari sarà presente alla festa del Torrone, e poi il 2 di dicembre un altro appuntamento importante, quello a Palazzo Campanella, quello organizzato dall'APAR. Io ringrazio qui la pasticceria Cundari per l'ospitalità, tolgo qualche momento a Concetta dal suo lavoro, insomma, dal suo lavoro quotidiano in questo momento, quotidiano così per dire perché si va avanti anche a sera inoltrata, per un saluto, insomma, e per invitare tutti quanti a partecipare a questi eventi di cui ho parlato prima. Allora, ringrazio Melo per questo tempo che ci ha dedicato, e che dirvi, vi invito a venire nel nostro punto vendita qui a Bagnara a comprarvi i torroncini e a festeggiare il Natale con i nostri prodotti sulle vostre tavole. Tanti auguri di buon Natale a tutti, arrivederci al nostro punto vendita. Eh sì, dovete venire qui, Porelli di Bagnara Calabra, il borgo di Porelli. Da qualche anno sono tante le iniziative che si stanno portando avanti proprio qui in questo borgo, ne annunciamo una in diretta il 26 di dicembre, ci sarà questo bel evento per quanto riguarda il Natale nel borgo. Ormai sono anni, migliaia e migliaia di visitatori che raggiungono qui la parte alta di Bagnara. Io lo sapete, lo sanno tutti ormai, Concetta, io il mio torrone preferito è il Martignana, tant'è vero che appena sono arrivato Graziella, che si nasconde, mi ha così omaggiato di questo torrone perché lei lo sapeva, e devo dire che a me è quello che piace di più. Negli ultimi anni il Torrefatto ed il Martignana, insomma, si fregiano dell'IGP, e questo è importante per questo torrone e per tutto il movimento e per tutti i torronai di Bagnara. Ok, venite a comprare ed assaggiare questi prodotti che produciamo solo a Bagnara, questi prodotti che hanno avuto il marchio IGP. Bene, noi chiudiamo qui, rinnovo l'appuntamento fino all'8 di dicembre. Il consorzio IGP è presente a Milano alla Fiera dell'Artigianato, 7-8 dicembre qui a Bagnara Calabra, festa del Torrone, 2 di dicembre la festa che organizza l'APAR ogni anno a Palazzo Campanella a Reggio Calabria, e lì sarà presente anche Cundari e naturalmente questo meraviglioso punto vendita qui nel borgo di Porelli.